invece non siamo soli, perché ci prendiamo un bel caffè con il maestro Pierfrancesco Pingitore. Buongiorno. Buongiorno cari. Buongiorno. Adesso è andata bene la trasferta di Reggio Calabria? È andata bene. Ha un unico difetto quella terra, maestro, che è meravigliosa, è lontana rispetto al nostro punto di partenza, è solo molto lontana, però è strepitosa. Una volta che arrivi, proprio una boccata d'aria bella, di una terra bella e forte. Bene, ci andremo, cara. Sì, 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 ci andremo insieme. E maestro, che cosa ci riservi questa volta? Vi riservo una ballata, sì, che prende spunto dalla una frase che ha pronunciato Zelensky e che fu già di Martin Luther King. Sì. I have a dream, no? Io non so. E questa si chiama in romanesco Air Dream. Air Dream. Pronti. E allora, come Zelensky e come Luther King, stanotte pure io ci ho avuto un dream. Mi insognai che facevano a cazzotti Putin e il presidente americano, e a guardarli c'è stava Ermonno Sano, che faceva un gran tifo e grandi botti. C'era Macron insieme a Scholz, il crucco, Draghi, Ursula, e insieme con costei Letta, Speranza e altri pigmei, mentre il britanno pensava a qualche trucco. Comincia il match, silenzio amici miei. Putin, cintura nera del judo, cerca d'acchiappa Biden per i garzoni, ma il pubblico gli strilla forza Joe, e Biden gli dà un carcio nei coglioni. Bravo, strilla Zelensky, l'ucraino che si è messo tra il pubblico a tifà. Putin lo guarda e strilla a malandrino, a te te resta poco da zompà. E quello, io zompo godendome la pacchia, e mo te faccio pure una pernacchia. E facendo trombetta con la mano, gli combinatte un tale pernacchione che manca il meglio attorno napolitano. L'avrebbe fatto con tanta precisione. Putin lo linciatte con occhiata, ma intanto Joe gli ammollò un cazzotto, e allora Putin gli dà una capocciata al basso ventre, perché lui è bassotto. A quel punto entratte nell'arena un cinesone dal faccione piatto, e con la scusa che non ce se mena, tira zampate e pugni come un matto. Gli dà un cazzotto a Putin sulla testa, che quello si addormitta come un sasso. A Biden, che già pensa di far festa, lo butta a terra come un materasso. A Zelensky, che sporge la capoccia, e al cinesona gli dà un'occhiata storta. Essere meglio che tu non me scoccia, tornare a casa e chiudere la porta. E il pubblico non sa che cosa fare, batterebbe le mani, ma chissà, sto cinese che vi è da un altro mare, non si capisce bene che vorrà. Ma intanto gli avevamo dato il modo de far gradasso nelle nostre sfide, e de piantà proprio fra noi quel chiodo che un giorno potrebbe farlo ride. E a quello è riso, certo non gli manca. Eppure lui c'ha un dream. Lui vede in sogno e il mondo intero alza bandiera bianca. Ma il tempo te svegliasse a buon bisogno, perché l'unico sogno che mi piace sarebbe che facessero la pace, ed è quel sogno che se tu lo scegli s'avvera solo se stiamo tutti svegli. Ma finora fra noi c'è fu un intoppo, che avemo dormito pure troppo. Ma bello, grazie, magari maestro, magari. Magari sto dream, magari dream. Sto dream come true, magari. Ci hai fatto sorridere, maestro, e abbiamo bisogno di sorridere. Mi fa piacere. Anche di queste cosacce, perché non li rinchiudono tutti in un ring? Darsi le capocciate fra di loro. Tutte queste mire espansionistiche, vabbè, vedetevela voi, a noi non ci frega niente, no? Sì, ma certo, poi
e il povero Guerrini è stato chiamato Falco. Sì. Coraggio. Se c'è una colomba è proprio quello. Comunque, vabbè. Senti, meraviglioso. Stai vedendo qualcosa? C'è qualcosa che vuoi aggiungere? Perché ci stai sempre deliziando anche con diciamo Pasquino. Così. No, c'è sotto la statua di Pasquino, ho visto un cappelluccio. Sì. Dice: il governo ha ridotto il prezzo del gasolio e della benzina, ma solo per un mese. Dopo attaccate per gas. Mamma mia, pure là, maestro. Come andrà a finire? Come andrà a finire? Va. È tutta colpa delle accise. Mannaggia. Che poi, tra l'altro, lo sai che in abruzzese che scicisa si dice? Che scicise. Che sciacise. Capito? E questo dice Pasquino. Tutta colpa delle accise. Che le ponno accide quanto gli pare, ma non morono mai. Anzi, prima o poi ci accidono a noi, sempre in abruzzese. Mamma mia. Bello. Beh, comunque durante il viaggio ieri abbiamo visto un po' di pompe di benzina e veramente i numeri all'otto danno, cioè danno veramente i numeri all'otto, da 2,4. Ognuno c'ha un prezzo. C'ha un prezzo. È molto difficile barcamenarsi tra questa maxi truffa, la definiscono anche una maxi truffa, una maxi speculazione. Vediamo. Va bene, cari, comunque... da casa mia un piatto di fettuccine e un bicchiere di benzina per voi non mancherà. Ma come un bicchiere di benzina? Noi lo prendiamo per certo, per un invito certo. Io stavo venendo direttamente per prendere sto piatto di fettuccine col bicchiere di benzina. Mi sembra veramente esagerato. Maestro, grazie. Quello è un dono, vero? Va bene, grazie al maestro Pierfrancesco Pingitore e noi spediamo immediatamente, recuperiamo l'intervento del maestro perché ci sono i followers sì. Certo che attendono. Sì, tutti pazzi, mi permetto di aggiungere, tutte pazze per il maestro perché c'hai uno stuolo di ammiratrici soprattutto femminili. Grazie cara, io spero che questo stuolo comprenda anche te. Io sono in prima linea. Non oso sperarlo. Io sono sempre in prima linea quando ci sei tu. Sappi che ci sono anch'io tra i tuoi ammiratori. Bravo, grazie Federico. Ma tu puoi tenerti anche in seconda linea. Buona giornata, buona domenica maestro. Ciao maestro. Ciao.